Connettere il mondo dell'impresa, quello delle nuove tecnologie e della ricerca verso un'industria 4.0, pubblica amministrazione, manager, università, laboratori e centri di ricerca si sono incontrati a Toscana Tech, l'evento organizzato dalla Regione Toscana con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale il 27 e 28 febbraio al Pala Congressi di Firenze. Una due giorni dedicata allo sviluppo delle imprese del nostro territorio e al confronto tra aziende e ricercatori, con focus, seminari, incontri e tavole rotonde su Industria 4.0, Fabbrica Intelligente e Creativa, Smart Cities e Smart Community. Il primo appuntamento è stato nell'Auditorium del Palacongressi con una tavola rotonda sulle opportunità e le strategie per l'industria del futuro, dove è intervenuta tra gli altri la commissaria europea per le politiche regionali Corina Crezzu insieme al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. L'obiettivo di Toscana Tech è quello di discutere delle sfide e le opportunità per il futuro delle imprese per rimanere competitive alla luce dell'innovazione sui processi produttivi per favorire gli investimenti e lo sviluppo delle piccole e medie imprese start-up toscane. Da anni la Regione investe in ricerca e competitività per sostenere le imprese e i professionisti toscani e il Presidente Enrico Rossi, durante il suo intervento, ha ricordato che la Toscana, grazie alla sua capacità di impiegare interamente fondi europei, ha contribuito a creare nel settennato 2007-2013 3.500 dei 10.000 posti di lavoro attivati ogni anno. E grazie ai fondi europei c'è stata una crescita dell'occupazione nel settore della ricerca, passata dal 3,8% al 4,7%. I nostri finanziamenti nel settennato 2007-2014 hanno prodotto innovazioni, prototipi, ne abbiamo raccolti 100 che sono qui, sono esposti e ci auguriamo che questa esposizione possa anche stimolare investitori, finanziatori a promuovere ulteriori ricerche su questi prototipi e poi a favorirne anche L'immissione nei processi produttivi. Questo è l'altro tema di come appunto bisogna agevolare la connessione tra la ricerca e poi i processi produttivi del settore manifatturiero industriale. La Toscana, ha ricordato Rossi, ha già impegnato un quarto della dotazione complessiva di fondi europei che avrà a disposizione nel settennato 2014-2020, ponendosi tra le regioni di testa per capacità di impiego delle risorse comunitarie e per questo la commissaria Crezzu ha elogiato la regione toscana. Io credo che questa conferenza sia stata molto importante e sia molto importante per i temi che tratta sulla ricerca, sull'innovazione e ehm, perché parla di come poter massimizzare i fondi in questi settori. E voglio congratularmi con il Presidente Rossi per quello che sta facendo, per il lavoro che la Toscana sta facendo utilizzando i fondi europei. L'ultimo programma del 2007-2013 è stato un grande successo, i fondi sono stati utilizzati al 100%. Mi è piaciuto molto nel discorso del Presidente. Presidente il collegamento che ha fatto tra ehm, l'innovazione e la, la questione, la, il lato sociale, ehm, perché è importante ricordarsi di non dimenticare di nessuno, di non lasciare nessuno indietro, né i giovani né le persone più vulnerabili. Credo che la solidarietà sia una parola chiave per quest'anno, eh, soprattutto perché in questo anno celebriamo i 60 anni del, del Trattato di Roma. Durante il primo giorno di Toscana Tech è stato firmato un protocollo d'intesa tra Regione IRPET, le università toscane e i principali enti di ricerca presenti sul territorio con l'obiettivo di promuovere il coordinamento delle attività a sostegno delle imprese previste dalla piattaforma regionale su Industria 4.0 in relazione anche al piano nazionale presentato dal governo con quelle del sistema pubblico di ricerca. Dobbiamo mettere in rapporto i fondi strutturali eh, europei. Eh, con i finanziamenti nazionali per l'Industria 4.0 e questo significa connettere il mondo della ricerca con il mondo dell'impresa. Il protocollo eh, impegna la Regione, impegna il nostro istituto economico per, per le ricerche in Toscana a scambiare informazioni eh, su, sull'andamento delle ricerche in Toscana, ma anche sui bisogni, sulle necessità delle imprese e quindi faremo un po' i facilitatori di questo rapporto, utilizzando anche fondi strutturali. La definizione stessa di Industria 4.0 è molto fluida, tante università o tanti centri di ricerca lavorano su questo tema, ma magari nemmeno, nemmeno se ne rendono conto. Allora, creare un tavolo di comunicazione sia su quello che viene fatto, sia anche sulle potenzialità e, le, e la formazione, bene, io lo ritengo che sia fondamentale. L'evento annuale del POR FESR, programma operativo regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, quest'anno coincide con Toscana Tech ed è stato organizzato un workshop dal titolo Toscana Regione d'Europa per presentare al pubblico e alle imprese i risultati del POR CREO FESR 2007-2013. In questo quadro abbiamo dunque sviluppato una comunicazione che ha consentito di far conoscere al pubblico, agli addetti ai lavori e a tutti i soggetti interessati cosa abbiamo fatto con il programma operativo che si è concluso eh, recentemente. Nell'arco di nove anni di realizzazione di progetti abbiamo dunque finanziato oltre 7.000 progetti e il miliardo abbondante di risorse pubbliche, di cui un terzo fondo comunitario, hanno consentito di generare investimenti pubblici e privati eh, per circa 2,4 miliardi di euro. E I progetti sono molto interessanti, abbiamo avuto modo di vedere delle storie, di raccontarli eh, con modalità anche mh, in immagini, eh, con impatti eh, importanti e di rilievo sulla vita dei cittadini e, e delle imprese. Ma è stato anche il momento per presentare le opportunità della nuova programmazione 2014-2020. Eh, nel contempo abbiamo però anche eh, illustrato le opportunità del nuovo programma operativo regionale per gli anni 2014-2020 che ha una dotazione finanziaria di quasi 800 milioni di euro di spesa pubblica. Eh, sono già stati avviati dei bandi sin dal 2014 e dunque eh, ci sono ad oggi imprese ed altri soggetti che hanno iniziato e stanno realizzando progetti che riguardano molto il sistema produttivo, la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione, lo sviluppo locale, eh, le aree urbane come anche le aree interne. All'interno di Toscana Tech durante la sessione Toscana Regione d'Europa c'è stata anche la premiazione del RIS3 Toscana Contest 2016. Il contest si è posto l'obiettivo di valorizzare le idee di ricercatori e start-up per toscani premiando attività di ricerca e idee di business coerenti con RIS3. La strategia per l'innovazione e la ricerca che gli Stati e le regioni dell'Unione Europea hanno adottato affinché l'economia possa crescere in modo intelligente e sostenibile. Tra le 22 proposte arrivate per il contest, la Commissione ha individuato 6 finalisti. Tre attività di ricerca e tre idee di business che rappresentano le tre priorità tecnologiche della RIS-3 in Toscana. A vincere per la ricerca è stato Dario Puppi del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa, che è stato premiato da Christopher Todd, direttore generale della politica regionale urbana della Commissione europea. Il progetto ha riguardato lo sviluppo di scaffold per ingegneria tessutale, ovvero dispositivi medici impiantabili. In materiale che può essere gradualmente degradato e assorbito dall'organismo umano, e con una struttura porosa che può supportare e promuovere eh, la riparazione e la rigenerazione di tessuti umani laddove l'organismo non è in grado di farlo autonomamente. Per le idee di business è stato premiato Gabriele Montelisciani. A ritirare il premio Luigi Francesco Cerfeda. Abbiamo sviluppato un sistema di strumenti software per la programmazione dei sistemi interattivi e interconnessi in modo semplice e veloce, con un occhio particolare al retrofitting di sistemi già esistenti, in modo da rendere meno traumatico il passaggio alle aziende, in particolare alle piccole e medie imprese, verso l'industria 4.0. Altri punti affrontati durante la due giorni a Toscana Tech, le strategie e le esperienze regionali per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese. È questa la, la, la lettura che stiamo dando, passare dalla fase di semplice eh, ripartizione a quella dell'individuazione di un ruolo specifico della Regione Toscana nell'assunzione di responsabilità. Nel, individuare e promuovere specifiche politiche. È quello che stiamo facendo e su questo contiamo di essere efficaci. Il processo di trasferimento delle conoscenze dalle università, dai centri di ricerca alla piccola e media impresa è la partita che la Regione Toscana intende giocare. A Toscana Tech c'è stato anche il Research to Business, il momento delle proposte della ricerca alle aziende in tema di fabbrica intelligente. Qui Atenei, laboratori e centri di ricerca pubblici, ma anche imprese private, hanno avuto l'occasione di presentare alle aziende prototipi, tecnologie e servizi innovativi attraverso 43 presentazioni, 3 sessioni in contemporanea e 763 incontri con 540 aziende presenti anche incontri sulla formazione, il sistema dell'istruzione tecnica superiore e politecnico professionali, il contratto di apprendistato quale strumento per l'inserimento lavorativo dei giovani come nel sistema duale. A Toscana Tech c'è stato anche il momento per il Tuscan Investor Day, un workshop sui fondi di investimento come opportunità di crescita per le aziende toscane. L'iniziativa è articolata in due sessioni. Abbiamo una sessione pubblica che è volta a far conoscere quelle che sono le nuove opportunità rappresentate dagli strumenti di finanziamento alternativo rispetto ai canali bancari, quindi fondi di private equity e fondi di private debt. Questo durerà tutta la mattinata e appunto ha come obiettivo quello di far conoscere alle aziende prende nuove opportunità sul fronte dei finanziamenti. Seguirà poi una parte invece a porte chiusa in cui saranno degli incontri B2B, quindi direttamente tra imprese e fondi, eh, riservati a quelle che sono le aziende che hanno espresso un interesse appunto ad approfondire con incontri vis-à-vis -vis, eh, gli strumenti di cui parlavo poc'anzi. La Toscana per molti aspetti è già high tech, ci sono 1.600 aziende ad alta valenza tecnologica, di cui 75 spin off della ricerca pubblica, si contano 46.000 addetti, 180 laboratori di ricerca e poi le università, spin off e start up all'avanguardia, un trend in crescita di circa il 6% l'anno.